poco, non mi sono mai preoccupato, mi sono sempre occupato, come sapete, e lo stiamo facendo anche in questa occasione. Il virus si diffonde con più facilità, ma è meno pericoloso di quanto non lo fosse lo scorso anno. Segno evidente che chi è vaccinato può affrontare anche il contagio. Chi non è vaccinato, ed è l'80% dei ricoverati in terapia intensiva, naturalmente diventa vulnerabile, maggiormente esposto ai rischi. Ecco perché salutiamo con piacere i cittadini che si accostano al vaccino. C'è una crescita della prima dose e al tempo stesso raccomandiamo chi ne ha fatte già due di potersi allineare con la terza per poter affrontare una stagione impegnativa e difficile che è quella del nostro inverno. Nel frattempo evitiamo che a Capodanno si faccia l'errore dello scorso anno che, come ricorderete, ci ha costretti poi a stare per oltre un mese in zona rossa. Serve prudenza, mai come in questo caso. Noi stiamo potenziando il personale sanitario, stiamo potenziando gli hub, dove c'è sempre maggiore afflusso. Siamo convinti non di poter restare in zona bianca, perché nessuna regione d'Italia purtroppo resterà in bianco, ma di poter contenere davvero la diffusione del virus e tutti i problemi che comporterebbe, a cominciare dalla chiusura delle attività economiche, e non ce lo possiamo assolutamente permettere.